Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Scusate se sono stato un po' assente, però un giorno non uscivano notizie, poi ci ho avuto gli esami scritti, perciò non ho avuto tanto tempo. Allora, oggi siamo qua per fare un po' di chiarezza su tutte cose. Allora, c'è stata la conferenza stampa del direttore Pietro Lo Monaco e ha detto i giocatori che rimarranno e saranno Curiale, Di Piazza, Sarno, poi Silvestri e Calapai e probabilmente anche Biagianti. Poi molto probabilmente se ne va Marotta, Pisseri e Aia che non vuole rinnovare. A posto di Aia stanno contattando a Camilleri, un classe 92 che ha giocato nella Paganese, nel Brescia, nella Vibonese e in altre squadre, ed è di Gela, vabbè, di dove erano gente. Poi per quanto riguarda quelli che rientrano dal prestito sono Barisic, che ha giocato quest'anno in Serie B col Padova, e poi credo anche Rossetti, che è stato in prestito alla Sicula Leonzi, credo che l'era ceduto in prestito. Poi per quanto riguarda l'allenatore, la prossima settimana c'è l'incontro con Sottil, ma con Sottil però già è sicuro che non sarà confermato. E molto probabilmente la società vuole a Italiano, però ci sono molte società più in vantaggio rispetto a Catania, per esempio lo Spezia, e anche il Padova lo vuole, però non stanno trattando quanto sembra. Comunque, lo Spezia è in netto vantaggio su tutte. Lui vuole allenare in Serie B. Lo Monaco ha smentito come allenatori a Grassadoni e a Lucarelli, però se non verrà Italiano probabilmente verrà Lucarelli, a quanto ho letto. E poi basta, questo è tutto. Ciao ragazzi, alla prossima.